Buongiorno, nuovo vlog. Buongiorno, buongiorno a tutti, nuovo vlog. Scendi giù, mostro, con quei piedazzi luridi. Tu e quell'altra zozzona di tua sorella. Avanti, raus. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è sabato. Come sapete, da quando mio marito ha la fissa, chiamiamola fissa, per l'archeologia, e sabato mattina lui parte molto presto, va a farsi le sue scorribande, poi insomma viene a casa circa dopo pranzo, per cui io sono sola e penso sempre al sabato mattina di fare qualche vlog. Oramai ultimamente è diventata una fissa, lì ci sono cose da sistemare. Aspettiamo che non guardiamo, che ci sono delle mutande, cose così. Ho in lavatrice i tappeti perché c'è un bel sole. Non so se vedete dalle finestre luride che non pulisco dall'802 di questa cameretta, che c'è una bellissima giornata. Io sono, come vi dicevo, sono tornate le mie unghiette. L'altro pomeriggio mi sono messa di impegno e me le sono ricostruite finalmente. Adesso qua non si vede bene il colore, ma comunque il solito che uso sempre io, una specie di rosso dal vivo, è un po' più scuro. Non so perché sta fotocamera un po' schiarisce i colori ed è una specie di rosso ciliegia. Vi volevo raccontare una cosa, mi è successa giovedì, c'è cioè una cosa veramente fantastica. Giovedì o mercoledì non me lo ricordo più, cioè. Io stavo per partire e andare a dormire in albergo. Cosa è successo? Questo è un vlog chiacchiericcio, quindi chi ama vedere casa, pulizie, robe varie, purtroppo oggi chiacchieriamo e basta. Io ho il caos qua. Vi faccio vedere, ieri ho fatto la torta. Non vi spaventate per quanta ne manca, ma sappiate che era la tortiera quella piccolina che vi ho fatto vedere. Guardate come è venuta bene la trama della. Vabbè, adesso lì si è distrutta la trama della crostata con quel affare per la crostata. Adesso ne faremo comunque una grande insieme una volta di queste. Vi stavo raccontando appunto cosa è successo giovedì. A casa nostra funziona così: praticamente la sera io, vabbè, a volte mi metto avanti a cucinare il pomeriggio, poi dopo sono cose che ho da riscaldare, oppure cucino direttamente la sera se sono cose da cucinare la sera. E praticamente mio marito è tornato, erano circa le 7, erano circa, vi stavo dicendo, scusate il cambio di location improvviso, le 7, 7 e un quarto, quando mio marito è andato a fare la doccia, mentre io cucinavo, facevo insomma le mie cose in cucina. Adesso ci mettiamo nella nostra postazione di letto, che quando chiacchieriamo mi piace stare lì, perché sul divano mi torturano, cercano in ogni modo di possedermi e io non voglio. Quindi vi stavo appunto dicendo che si è andato a fare la doccia, come succede praticamente tutte le sere, no? Lui si va a lavare e io mi metto a preparare la tavola, a cucinare, insomma a preparare quello che devo fare. E a un certo punto, vabbè, lui, avete visto com'è fatta a casa mia, no? C'è questa porta scomparsa che separa la parte giorno dalla parte notte, poi davanti a questa porta c'è subito la porta del bagno e di fianco c'è la porta di questa camera dove siamo adesso. Sento mio marito che mi chiama anche in maniera abbastanza concitata: Cristina, vieni qua, vieni qua, vieni qua. E cosa è successo? Lui era in accappatoio e mi fa: ho visto qualcosa uscire dal mobile della sala, quello dove sopra ho il televisore, qualcosa di nero, andare sotto il mio comodino, cioè questo. Adesso lasciate perdere che c'è sempre il suo pigiama buttato lì, e andare sotto al letto. Ciao, io non so neanche, ho spento tutto. L'ho guardato, abbiamo chiuso le porte, ho detto adesso vuotiamo il materasso, cioè vuotiamo il contenitore, spostiamo il letto. Se non trovo questa cosa che tu dici essere, lui dice che aver visto uno scarafaggio, cioè io prendo, e non stavo scherzando perché io sono, non le so definire se è paura o schifo, però comunque proprio lo scarafaggio anche no, cioè vado in albergo, cioè chiamo disinfestazione e vado in albergo. Fatto sta che, vabbè, in quell'occasione, infatti poi colgo l'occasione raccontandovi questa cosa abbastanza ridicola, per poi dirvi qualcos'altro anche, che comunque abbiamo vuotato tutto, abbiamo aperto il contenitore, cioè quindi tirato sul materasso. Abbiamo notato che praticamente le doghe sono dal suo lato, si sono rotte quasi tutte, perché comunque hanno ceduto.
e vuotato quello che c'era nel contenitore, spostato le asce del contenitore, una delle quali si è tutta imbarcata praticamente, cioè io me ne sono accorta lì, era secondo me quasi un anno che io non andavo lì sotto a fare comunque diciamo proprio tirare fuori tutto eccetera eccetera, se non comunque dopo tirare via queste asce, che comunque per toglierle c'è da smontare un pezzo con, che è una cosa che si fa in un minuto, però c'è da usare un cacciavite, insomma non è una cosa immediata, perché va tipo svitata e tirata via. C'era di tutto lì sotto. Io credevo che col mio metodo del phon di fare chissà quale cosa meravigliosa, in realtà no, col fatto che una delle due asce è imbarcata, quando io davo col phon la polvere finiva comunque sotto nel contenitore, e alla fine abbiamo trovato quello che dovevamo trovare. Non era uno scarafaggio, ma era un millepiedi così, di quelli marroncini. Mio marito non so cosa abbia visto, però comunque non doveva starci a casa mia. Purtroppo uno dei difetti di stare a pian terreno è proprio questo, cioè quello di avere il problema degli animaletti che comunque possono entrare quando si apre la porta finestra, quando si apre una finestra, magari nel momento in cui ancora la zanzariera non si è tirata giù eccetera eccetera. Io poi con due cani potete immaginare quante volte al giorno io apro e chiudo quella finestra, quindi insomma è normale ogni tanto trovare un ragnetto, una cosa, cioè niente di che, però io praticamente sono rimasta letteralmente sconvolta da quello che ho trovato sotto il mio contenitore. Allora io sono una persona che so benissimo di usare il contenitore per il letto, cioè il contenitore del letto, in modo sbagliato, nel senso che è fatto appositamente per infilarci cose. In generale potete infilarci quello che volete, anche un televisore, però diciamo che se tu ci infili coperte, cuscini, lenzuola, piumoni, dovresti avere l'accortezza che questi piumoni siano sempre comunque chiusi o in delle buste di cellophane, ma preferibilmente in delle scatole, proprio quelle scatole che uso anche io di stoffa, che ne avete viste tantissime di Ikea, quindi tutto sistemato lì dentro. Con questo concetto il contenitore può avere un senso, e può avere comunque diciamo l'utilità che comunque ha, però comunque il problema del fatto dello sporcizia che si forma lì sotto, soprattutto nel mio caso dove purtroppo una di queste asce si è imbarcata tantissimo, diventa nullo insomma se non si usano questi accorgimenti, perché comunque resta il problema, scusate, resta, perché comunque periodicamente, ma neanche troppo periodicamente, cioè secondo me andrebbe fatto mensilmente di alzare questo contenitore e tirare fuori tutte le scatole, se voi siete bravi, avete tutto messo sistemato in scatole con scritto cosa c'è dentro, e poi tirato tutto fuori, tirate via le asce, pulito, aspirato, lavato lì sotto, rimontare tutto e rimettere via tutto. Perché io non so a casa vostra, se è solo a casa mia, perché magari ci sono anche animali che comunque ci hanno il pelo eccetera eccetera, ma io lì sotto sono rimasta talmente sconvolta da quello che ho trovato e anche da quello che ho trovato proprio dentro, perché avendo questa imbarcatura oramai la polvere entra, per cui io poi ho trovato comunque sotto, siccome non uso questi metodi, perché io vi ho già detto come mi comporto, cioè ad esempio adesso c'è questo piumone su, quando lo tirerò via io non lo laverò, lo lavo quando lo rimetto nel prossimo inverno, ecco, perché appunto so che lì sotto non ci sono comunque le condizioni igieniche, fra virgolette, cioè si tratta di polvere, sono le che vanno nella cacca, però insomma so che non ci sono le condizioni igieniche che dico io, per cui insomma tanto quando lo tirerei fuori da lì lo rilaverei comunque. Questa cosa di mettere tutto nelle scatole io proprio non ce la posso fare. Tutto questo per dirvi cosa? Per dirvi che io e mio marito ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso di cambiare il letto. Uno, perché comunque questo cioè la motivazione è proprio quella che è andato, nel senso che ha questo difetto, questa pancia che secondo me è dovuta dal peso delle cose che io ci avevo infilato, insomma che ci stanno dentro, ci sono comunque tutte le diverse doghe rotte che proprio non si possono aggiustare, perché si è rotto proprio il coso della l'attacco, quindi non è il coso di legno che si è rotto, ma è proprio l'attacco, è rovinatissimo
qua, voi non lo vedete perché vi ripeto, questa fotocamera schiarisce un po', comunque ha un alone giallo che penso sia dovuto dai cuscini comunque appoggiati, non lo so cosa, perché comunque io non dormo appoggiata qua, ma dormo qua. Abbiamo appunto deciso che sarebbe stata ora di cambiare il letto. Nello stesso tempo comunque avevamo pensato di cambiare anche il materasso, perché oggettivamente questo materasso è molto vecchio, non è, è un materasso di diciamo buona qualità, media qualità, non è un materasso di quelli da 3.000 euro, ecco, però è un materasso di buona qualità che però ha circa 15 anni, perché questo è il materasso che io avevo comprato circa un anno prima di fidanzarmi con mio marito, quando avevo cambiato la camera a casa mia, che da lettino singolo, quello che usavo anche da bambina, perché ho sempre avuto un letto normale, io non avevo lettini diciamo in miniatura, siccome lavoravo mi ero comprata la camera da letto, e avevo preso il letto matrimoniale, insomma, perché volevo il letto matrimoniale, ed era praticamente nuovo, perché io poi quando ho conosciuto Claudio, dopo poco tempo abbiamo iniziato a vivere insieme, e quel materasso poi dopo un po', insomma, è venuto a casa nostra dove vivevamo insieme, perché appunto era nuovo e era da usare, ecco. Questa è la storiella fatta, diciamo, e finita, perché purtroppo io mi sono accorta che io non sono, cioè non riesco a sopportare sta cosa di tutta questa polvere. Io ho capito da dove viene, perché comunque almeno in questa camera sotto il contenitore se ne forma troppa, io non riesco a passare sotto questo contenitore con niente, forse riuscirei con qualche di quegli attrezzi Swiffer che passano sotto al contenitore, però non sono neanche sicura, perché c'è veramente pochissimo spazio, ma forse sì, però insomma mi spaccherei ogni volta la schiena coricandomi per terra, insomma troppa scomodità. Io non credo che comunque, oltretutto tirando fuori le cose, ho notato che ci sono tantissime cose lì sotto che sono comunque da declatterare, cioè sono cose che non sono vecchie e quindi possono essere, cioè nel senso non sono vecchie ma non sono rotte, quindi possono essere riutilizzate da qualcuno o portate comunque, come ho già fatto in passato tante volte, al canile qua della mia città per utilizzare le coperte. Ci sono tante lenzuola che praticamente non cioè sono rotte o comunque proprio inutilizzabili. Poi però ovviamente io non ho intenzione di buttare tutto quello che ho nel contenitore. Io ho quella parte di che è quella a un'anta che vedete lì, che praticamente ha due scomparti, due mensole belle alte, quindi insomma con belle capienti, che sono praticamente vuote, e altre due che sono occupate da cose che potrebbero stare in una sola, ecco, comunque, cioè, ma ci si potrebbe organizzare molto bene per utilizzare quello spazio per mettere le cose che io comunque uso e non voglio di cui non voglio liberarmi, e liberarmi finalmente di quelle che in realtà non mi servono più. Un letto contenitore è comunque una comodità, come vi dicevo, estrema, proprio perché si tratta di riuscire, per chi come me ha una casa abbastanza piccola, a mettere in un punto dove non si vedono tantissime cose che si possono comunque mettere sotto un letto senza che siano completamente sotto il letto, perché sono dentro un contenitore, e si risolvono tantissimi problemi. Io però, avendo una casa sì che non è grandissima, anche se 78 metri quadri diciamo per gli standard moderni non sono poi un mini appartamento proprio, ho comunque una stanza che voi avete visto, quella dove registro anche i video, la stanzetta dove ho la lavatrice e l'asciugatrice che non è utilizzata da nessuno, siamo in due, quindi insomma lo spazio secondo me per poter sistemare adeguatamente le cose alla fine noi l'abbiamo. Quindi la cosa che abbiamo pensato è proprio quella di quando acquisteremo il letto nuovo, di non acquistare un letto col contenitore e neanche un letto con cassetti, che io ho visto comunque che all'IKEA che sono molto carini. Vabbè, uno non mi piace proprio, quello con la testiera che sta spostata dal come si dice, da questa parte, non mi piace proprio, per cui no.
Mentre invece ce n'è un altro che quello mi piaceva di più come, come diciamo estetica, sempre con i cassetti, che però il problema diciamo è lo stesso, cioè più o meno, perché sempre sotto il letto non potete andare a pulire, si forma sempre polvere e a me questa cosa proprio non piace. Sono anni che lo dico, perché comunque dopo poco che lo acquistai mi accorsi di questo problema, però insomma decisi di... comunque ormai l'avevo preso e l'ho tenuto, questo ce l'abbiamo già da direi 8 anni, 7 anni questo letto, non è molto, cioè perché comunque non si... però effettivamente è molto rovinato, anche le coppelle secondo me non è indicata per una camera da letto, io non so, il divano eccetera eccetera anche ma una camera da letto secondo me in coppelle ha dei problemi, cioè... si rovina, cioè si rovina, si macchia. Io ho provato un po' di tutto, sono riuscita ad arginare il problema per un bel po' di tempo con la spugna magica, curandolo eccetera eccetera, ma alla fine piano piano ha proprio questo alone giallo orribile. Fatto sta che abbiamo appunto deciso di non prenderlo più a contenitore, quando sarà, io comunque ovviamente avevo già iniziato a guardare Ikea, avevo già individuato quello che mi poteva piacere, mi piaceva molto, tra l'altro ripeto, stiamo pensando anche al materasso perché effettivamente è sfondato, cioè oramai dopo tanti anni, e più che altro... pensavo appunto a vedere i materassi Ikea, perché comunque ho sentito il male ma anche il bene di quei materassi, quindi insomma è una cosa che non ho mai, ogni volta che sono andata all'Ikea non mi sono mai soffermata a guardare, quindi provare a sedermici sopra, guardarli, quindi insomma è una cosa che voglio fare. Fatalità, non lo so perché succedono sempre a me queste fatalità, io... questo è successo giovedì, vi dicevo, mercoledì o giovedì, questa cosa dell'animaletto che ha fatto comunque scaturire il tutto. E venerdì, cioè ieri, io ho ricevuto una mail da Ikea, che non è per me, ma è per tutti, che praticamente ha Ikea per tutto il weekend, cioè fino a domani sera, ha lo sconto del 20% su tantissime selezioni di materassi e letti, fra cui anche il letto che io avrei scelto, che insomma sarebbe quello che mi piace di più. Quindi insomma sembra che le cose siano fatte di proposito, non so perché, ma comunque credo che domani andremo a dare un'occhiata, perché comunque... un letto e un materasso devono essere portati a casa, a meno che uno non abbia un furgone, noi non abbiamo un furgone di nessun genere, però visto che si possono acquistare anche online, e comunque la spedizione adesso di Ikea è 49 euro a prezzo fisso fino a non so quanti chili, tantissimi comunque, quindi insomma meno male a me non cambia nulla comprarlo lì o comunque comprarlo online. La cosa che mi dispiace di più è appunto di non approfittare di questo 20%, anche se devo comunque valutare il materasso, cioè nel senso devo valutare appunto questa cosa di provare il materasso e vedere se fra quello che diciamo che magari scelgo, che è quello che insomma ci piace di più, se è scontato anche quello del 20%, perché se si tratta dello sconto solo per il letto uno può anche dire vabbè sono quei 20 euro che va bene, portiamo pazienza, ma se comunque lo sconto del 20 è anche sul materasso, che magari di euro ne costa 300-400, diciamo che la cosa diventa un po' più spiacevole lasciarsi sfuggire questa occasione. Quindi Ikea ce l'ha con me, mi segue, entra nella mia mente, lei entra nel mio computer, una specie di hacker che mi controlla, guarda quando io faccio ricerche, dice ah sta cercando letto e materasso, aspetta, mettiamo gli sconti. Non si fa, assolutamente inaccettabile. Quindi niente, stamattina questo vlog è un po' così, adesso io mi mangio una fetta di crostata, non è presto perché sono le 11:23, stamattina io mi sono svegliata alle 10:15, erano anni, credo anni che io non mi svegliavo più a quell'ora, cioè anche sabato e la domenica quando mi sveglio tardi alle 9 sono sveglia, quindi insomma stamattina ho dormito proprio come un ghiro. Mi ha appena chiamato mio marito, prima quando ho interrotto, mi ha detto che va tutto bene, tutto a posto, adesso io mi continuo le mie cose, vi volevo far vedere i puntini se li troviamo, così magari li salutate, perché so che vi piacciono tanto, adesso vi parlerò anche di puntino, ci sono diciamo novità positive anche per lui, perché questa settimana io l'ho praticamente adottato ufficialmente, sapete che comunque quando vi affidano un cagnolino
da queste associazioni c'è un pre e un post affido, quindi ci sono stati questo paio di mesi di post affido e questa poi un paio di settimane fa le volontarie mi hanno inviato il... Marta, ti devi pulire il culetto sopra il mio... Benissimo, direi benissimo. Meglio che non guardiate cosa ha combinato, cioè io non lo so. E quindi sono andata ad Ottaal, quindi Puntini è ufficialmente il bello di mamma. Marta è un po' presto per mangiare. E niente, adesso io mi mangio una bella fettazza di torta e aspettate che vi giro. Una bella fettazza di torta, vi saluto però perché si è fatto anche un pochino lungo questo vlog. Vi mando comunque un enorme bacione e buon weekend. Ciao ciao!